Buongiorno a tutti, do il benvenuto agli studenti del triennio del Liceo Scientifico Cocito e apro questa assemblea in modo non convenzionale, nel senso che questa è la terza assemblea di istituto. Voi sapete che normalmente io non sono qua, diciamo, a darvi il benvenuto, ma ci sono i vostri rappresentanti dell'istituto che fanno un po' i factotum, no? Che sono un po' i padroni di casa che organizzano tutto, come hanno già dimostrato di saper fare molto bene. Oggi però sono qua perché questa, come avete visto, è un'assemblea un po' particolare. Oggi quello che vi viene offerto è un festival. Volevo solo spiegarvi brevemente il motivo di questa strana organizzazione. Nell'autunno scorso il professor Racca, che mi sembra dovesse essere qua presente ma non vedo in sala, quindi non so se ci sia attualmente, che è un ex insegnante di questo istituto, ci ha proposto di far parte di questo festival. Io e lo staff, i docenti del liceo scientifico abbiamo subito colto questa opportunità e l'abbiamo ritenuta estremamente interessante perché abbiamo visto che era un festival ricco di proposte. Ma voi sapete che nel nostro liceo organizzare una mattinata intera in cui si prendono tutte le classi del triennio e si organizza un qualcosa che non sia prettamente disciplinare in un periodo così complesso come gennaio, quindi periodo di recupero, verifiche, inizio del quadrimestre, non è semplice. Quindi nel dubbio del come fare abbiamo chiesto aiuto ai rappresentanti di istituto, abbiamo fatto loro la proposta di vestire questo tipo di incontro e di festival proprio sotto forma dell'assemblea di istituto. Io devo ringraziare i ragazzi perché sono stati estremamente disponibili, probabilmente hanno colto l'importanza di questa tematica di EVA, quindi violenza di genere, e quindi hanno accolto la nostra proposta. Ecco perché questa modalità è un po' differente. Come ha detto già l'assessore Boffa, ha già toccato molte tappe italiane questo festival, sono stati a Bologna, a Torino, a Milano, a Roma e adesso sono ad Alba. Quindi piccolissima città, sono venuti da noi quasi come fossimo una periferia e in Alba sono venuti da noi il liceo scientifico, quindi noi siamo estremamente orgogliosi e contenti, felici, ci sentiamo fortunati di questa possibilità che abbiamo. Possibilità dovuta anche al fatto che qui, di fianco a me, ci sono dei relatori di livello che verranno poi presentati dal professor Wozzi che ci danno la possibilità di vedere questo tema della violenza di genere sotto il punto di vista culturale, offrendoci uno sguardo molto diverso. Abbiamo degli storici di religioni differenti, storici del cristianesimo, dell'ebraismo, dell'islam, abbiamo degli avvocati, avremo anche dei giornalisti, quindi abbiamo dei punti di vista profondamente diversi che ci possono dare una visione culturale di questo tipo di problematica. Perché poi conoscendo la cultura noi sappiamo anche come affrontarla. Vi ringrazio, vi chiedo un'attenzione, come dire, non è lezione, è assemblea d'istituto, però vi chiedo in particolare, anche proprio per gli ospiti che abbiamo, di essere particolarmente attenti come so che voi sapete fare. E lascio la parola a Mattia. Grazie. Riprendendo appunto le parole della dirigente, questa assemblea in realtà come tematica non era molto riscontrata non era molto presente tra le risposte al questionario che abbiamo inviato all'inizio anno, però infatti non l'abbiamo organizzata noi, ma ci è stata proposta, abbiamo accettato subito perché secondo noi è un'ottima opportunità per trattare di un tema che spesso releghiamo lontano da noi, ma che invece esiste ed è opportuno discuterne. Vi chiedo di non usare cellulari, non lo chiedo per me, lo chiedo per voi, perché mi dispiacerebbe se qualcuno di voi si perdesse questa opportunità, e lo chiedo anche per il rispetto dei relatori. Grazie.